dallo spazio alla vita di tutti i giorni. Le tecnologie innovative messe a punto per affrontare l'esplorazione oltre atmosfera sono utili anche per i terrestri, a patto che il mondo della ricerca e quello delle imprese mettano in comune le loro conoscenze e capacità. In Italia succede al CAT Lab, un laboratorio interdisciplinare da 1600 metri quadri, ospitato nella sede dell'Agenzia Spaziale Italiana, nato dalla collaborazione con il consorzio Ipazia. Le parole d'ordine sono multidisciplinarietà, condivisione e sviluppo industriale. I progetti su cui lavorano 21 giovani ricercatori e 50 collaboratori vanno dalla medicina alla tutela dell'ambiente e all'energia e finora hanno fruttato 2 brevetti e altri 3 in attesa di approvazione. Le porte del CAT Lab si sono aperte in occasione dell'evento La Primavera dell'Innovazione. L'anima del laboratorio poggia su un meccanismo circolare che si basa su 3 direttrici, mettendo a sistema il trasferimento tecnologico, spiega il direttore del consorzio Ipazia, Lorenzo Scatena. La prima direttrice è il contatto tra mondo della ricerca e impresa, c'è poi la parte legata alla realizzazione di spin-off e infine la circolazione libera di proprietà intellettuale. È una novità fondamentalmente perché l'utilizzo delle key enabling technologies, che sono trasversali a moltissimi campi applicativi della scienza e della tecnologia, sono state in qualche maniera un po' neglette fino a questo momento. Il CAT Lab è l'incontro delle volontà dell'Agenzia Spaziale Italiana e del Consorzio Ipazia di dare vita a un laboratorio di ricerca che usi le CAT, inclusivo, che sappia fare rete su tutto il territorio nazionale per il trasferimento tecnologico spazio-terra e in più in generale per il trasferimento tecnologico che in tutte le fasi del passaggio da ideazione a innovazione è quello più complicato. Tra le tecnologie attualmente in uso all'interno del CAT Lab c'è la stampante 3D per i metalli. Funziona così: i metalli, sotto forma di polveri, creano uno strato di pochi micron, poi tramite laser si salda la polvere e si inizia a creare il pezzo meccanico, si rideposita sopra altra polvere e così via, fino a che il pezzo non cresce in modo verticale. Questa stampante è una stampante 3D per metalli, è una particolarità in quanto riesce a stampare metalli e leghe metalliche come acciaio, titanio, cromo vanadio. Tramite questa tecnica appunto è possibile costruire dei pezzi meccanici che hanno applicazioni in vari campi come la meccanica classica o anche l'aerospazio. Hanno applicazioni anche biomedicali ed è possibile sviluppare delle geometrie che prima fino ad oggi non era possibile fare, sia per concavità e sia per pezzi che vengono costruiti in un'unica seduta. Si possono vedere alcuni oggetti costruiti tramite la stampante 3D che hanno particolarità che sono sia geometriche, quindi delle complessità varie, sia delle texture complicate che possono essere appunto dei filtri o degli oggetti completamente concavi come questa pallina, che è fatta completamente in titanio e ha delle porosità che sono di livello micrometrico, impossibile da realizzare con tecnologie antecedenti. È in corso anche un progetto per realizzare celle solari estremamente leggere e molto economiche, che diventeranno le dirette concorrenti di quelle al silicio a cui mirano a sostituirsi. Nel nostro caso specifico facciamo deposizione di film sottili per delle celle solari di nuova concezione, che sono le celle solari al dissianuro di rame indio-gallio. Quanto tempo ci vuole per un progetto del genere? E noi abbiamo lavorato a questo progetto per circa 2 anni. E le discipline che sono state in gioco sono varie, perché qui c'è una movimentazione meccanica che è stata quindi realizzata da ingegneri meccanici. C'è stata un'equipe di 4 ingegneri meccanici che hanno lavorato a tutta quanta la parte di automazione, e in più ci sono stati anche 3 ingegneri elettronici che invece si sono occupati della parte, diciamo, elettrica dell'automazione stessa, e poi ci sono io con il team di materiali che invece abbiamo realizzato la sorgente elettronica. È una sorgente unica al mondo, con delle caratteristiche uniche al mondo che abbassano i costi della deposizione di questo tipo di materiali di almeno 10 volte.
I centri come il CAT Lab sono una prassi consolidata in Europa, anche se una novità per il nostro paese. Strutture come queste, ha spiegato Aude de Klerk dell'Ufficio di Trasferimento Tecnologico dell'Agenzia Spaziale Europea, sono fondamentali alla nostra missione di trasferimento industriale delle tecnologie sviluppate per raggiungere i traguardi spaziali. Aiutare ad andare oltre il settore spaziale è un modo di aiutare la collettività. L'Agenzia Spaziale Europea, una delle missioni importanti è la competitività, di aiutare la competitività dell'industria europea. Ovviamente aiutare ad andare ad oltre il settore spaziale è un modo di aiutare la competitività. Laboratori aperti e multidisciplinari portano con loro l'esigenza di un cambiamento di mentalità per l'Italia, specifica il presidente di Pazia, Flavio Lucibello, per cui le persone si devono fidare del sistema e mettere in comune le loro conoscenze e abilità. E qualche passo avanti è stato fatto, l'esperienza di CatLab è appena all'inizio. C'è sicuramente un cambio generazionale, un cambio di tendenza, e questo è veramente incoraggiante per l'Italia. Quanto durerà l'esperienza di CatLab? 2000, 3000 anni, speriamo un'era. Verosimilmente. Beh, è cominciata adesso, io aspetto che almeno nei prossimi 50 anni possa dire la sua.